prendo due fette, va, volentieri, che mi sei due o tre fettine, volentieri, già che ci sei, te lo così taglio. Tu sai cosa devo fare, quindi fammelo, esatto, bene. Ecco. Allora, questa è la prima, che è quella con la crosticina. Vedi, approfitto subito, mi faccio già tagliare il pane. Poi è già bello caldo, quindi non mi serve neanche, se no di solito io la brustolisco, chiaramente. Esatto. Grazie. Ti sei lavata le mani, tesoro? La scorsa settimana è entrata la Annina a sorpresa. E tanti mi chiedono, ma Annina è sempre invitata quando vuole, che malgrado io la ritenga sempre una ragazza, insomma, è grandicella. E noi facciamo la trasmissione a Milano e lei abita a Roma e non è facilissimo che ci possa venire a trovare, ma quando capita, come è fatto una sorpresa straordinaria, davvero, che mi ha commosso tanto. Cosa faccio oggi? Quello che faccio alla mia famiglia tutte le domeniche, ovvero l'avocado toast. L'ho imparato, mi piace, lo trovo una ricetta semplice che potete fare anche se sono capace io, sono capace tutti. Allora, del buon pane in cassetta, naturalmente, se non avete quello di Fulvio Marino fatelo, oppure comunque è davvero buono. A me piace molto farlo abbrustolire, cioè deve essere bello croccante, e quindi lo infilo in un tostapane, quello che avete voi, insomma, quello o chiuso, o aperto, noi abbiamo questo bellissimo, e quindi lo faccio ben tostare. E poi io uso sia l'uovo che il salmone, mi piace, alcuni li faccio solo col salmone, perché insomma, ne mangiamo tanti noi di avocado toast. Allora, iniziamo però dalla prima cosa, che è il frullare l'avocado. In genere lo pulisco, come giusto che sia, deve essere un avocado ben maturo, perché è chiaramente più facile da frullare, e quindi morbido. Lo sbucci prima? Io lo sbuccio, perché non si sbuccia l'avocado? Io lo taglio a metà, lo giro come una mela, e tolgo il seme e lo scavo col cucchiaio. Ah, vedi, invece io, vedi, sono proprio così, proprio... è una cosa nuova, nel senso... Nel senso, poi vedete, dopo un po' va da solo. Cioè si apre da solo anche senza il coltello dopo che l'avete iniziato, così. Poi io tutto con le mani, perché ormai... Come, come? Grazie! Faccio così. Allora, ma perché mi date così poco tempo a me? Perché siete veramente... No, siete delle belve, guarda. Io vi detesto. Va bene, poi metto un bel cucchiaio da caffè. Adesso ho questo, però un bel cucchiaio da caffè di curcuma, ok? Tanto, non ti preoccupare, c'è tempo. Prenditi tutto. Sì, sì, prenditi. Tutto ciò che voglio. Ecco, calma. Poi mettiamo il succo di un limone. Allora, mezzo limone per un avocado, un limone intero per due avocadi. Io vi do anche un po' pazzesco. Le... sì, hai capito, pazzesco. Poi sale grosso, perché a me piace il sale grosso nell'avocado. Non esagerate. E poi un bel po' di olio, perché l'olio ci sta. Aspetta, io volevo toglierlo questo cappuccino, perché ne metto un bel po', non riesco. Aspetta, aspetta, aspetta. Vabbè, faccio così. Ma vado per se questo. Tanto esce, ecco. Sì, sì, sì. Un bel po'. E poi cosa faccio? Frullo. Nel frattempo che vanno i miei toast, cerco di fare anche l'uovo. E se vuoi farmi un uovo, ma ce li ho già pronti anche. Vedi, la cosa mi ha fatto ridere, mi hanno preparato anche le uova. Ho detto, ma secondo voi non so fare un uovo? È che non ho tempo, ecco. Perché giustamente hanno dato il tempo più ai miei cuochi che a me, però va bene, va bene. Vabbè. Metto un po' a posto, tanto l'uovo ho già capito che userò quello già pronto, perché non ho tempo. Comunque l'ideale è fare un bel uovo all'occhio di bue col burro, col burro. Brava! Fatelo col burro. Brava! Poi prendiamo i nostri, vedi, guarda come sono belli, che bello, tostati. Che bello! Scusami, devo fare un po' di spazio qua. Stringiti. Allora, tra l'altro sai che il tostapane va sempre usato con due fette di pane, mai con la fetta singola. Ma infatti io ne preparo due, però adesso qua mi metto una fretta. Allora, io di solito a casa mia faccio così, metto un bel po' di avocado sotto il pane, perché mi piace. Poi ognuno se lo può comporre. Io poi lascio l'avocado in tavola con le uova, ognuno si mette. Chi vuol mettere solo il salmone, chi vuol mettere l'uovo e il salmone. Però io vi faccio vedere come lo faccio per me. Poi, vabbè, visto che c'è un uovo qua, mettiamo l'uovo sopra, così. Voilà. E poi ci mettiamo una bella fetta di salmone. Quella! Oh, bella! Oh, bella!
E poi quelli bravi e seri lo mangiano con la coltello e la forchetta. Io lo prendo e lo mangio. E ne mangio almeno 2 o 3 di questi per il brunch della domenica. Ricordatevi, la curcuma e il limone è importante.